Sì, effettivamente ho lavorato 13 anni nel primo comune fuso del Piemonte, lo avete visto nella scheda del dirigente di Figline, che è il comune di Montigliano Monferrato, che ha avuto forse qualche problema in più e qualche problema in meno rispetto sia all'esperienza di Incisa e Figline che di quelle dell'Elba o del Casentino. Problemi in più perché rispetto ad Incisa e Figline si è partiti a razzo sulla fusione, nel senso che a seguito di un'assemblea, di una riunione fatta di tecnici con diversi amministratori dell'Astigiano, si è indicata la via della fusione come quella delle unioni di comuni, ma all'epoca si era sotto il regime ancora della 142, quindi unione e fusione obbligatoria che aveva portato a zero come esperienza. E si andava con poi la legge Bassanini, con la 265, all'eliminazione della fusione obbligatoria e quindi ad un'eventuale costruzione di unioni. Quindi tutti pensavano a realizzare delle unioni, non certamente delle fusioni. Per cui in Piemonte fu la prima esperienza di questi tre comuni, tra virgolette, anche se in tempi diversi, si parla degli anni 90, quindi progetto partito nel 95-96, chiusosi poi nel 97 ed effettivamente realizzatosi nel 98, ma che comunque vedeva il comune più piccolo di Colcavagno ormai ai minimi termini, cioè non avevano più soldi per dare servizi ai cittadini, ma nel vero senso della parola, cioè avevano un bilancio assolutamente risicato e quindi sono stati quelli più favorevoli alla fusione, infatti nel referendum hanno preso il 90% dei consensi, naturalmente. Per cui i tre comuni sono partiti a razzo un po' parlando la politica, tra virgolette anche lì, perché essendo comuni piccoli la politica c'è entrata e non c'è entrata, hanno deciso di fare la fusione, sono andati nei consigli, poi hanno fatto il referendum che ha avuto un buon successo nel piccolo e leggermente meno favorevole nel più grande, hanno raggiunto di poco più il 50% nell'altro comune, ma perché avevano dei problemi a Scandaluzza, già di problemi di fusioni precedenti, tra la frazione Rinco che ha votato favorevolmente alla fusione rispetto al capoluogo Scandaluzza, che aveva già accorpato nel periodo del fascismo con il decreto di Mussolini, aveva accorpato Rinco. Rinco non si è mai considerato una frazione, ma era il comune di Rinco dentro il comune di Scandaluzza, per cui il campanile in Piemonte è una realtà molto molto sentita. È chiaro che l'esperienza di Incisa e Figline sta diventando una bella esperienza, secondo me, da esportare in altre realtà, perché il fatto di aver cominciato la gestione insieme di alcune funzioni, questo vi dà la possibilità di intrecciare il personale e di cominciare una collaborazione, cosa che è stata difficoltosa invece, non per tutti i settori, perché essendo comuni piccoli, cioè, ma nel settore finanziario abbiamo avuto delle grosse difficoltà di intreccio tra il personale, perché dal comune più piccolo transitava nel comune unico la qualifica superiore che quindi andava a superare come responsabilità la responsabile del comune più grande, che si vedeva sorpassata a livello diciamo economico e professionale da quella che gli arrivava da fuori, cioè dal comune di 130 abitanti quando era Colcavagno. Quindi qui cominciate già con un'esperienza diversa, con un'esperienza nuova rispetto a quella che invece abbiamo dovuto noi modellare negli anni. Perché non vi dico le difficoltà sia del sindaco che attualmente è il coordinatore ANCI nazionale Unione dei Comuni di Bitsitasso, con il segretario che dovevano cercare di far poi combaciare le esperienze e cercare di trovare degli indirizzi, dei settori dove andare a valorizzare le due professionalità che andavano un po' a cozzarsi. Per cui dico, questa di Incisa e Figline è una bella esperienza. L'esperienza dell'Unione durerà pochissimo. Voi credo che comunque non avrete i disastri che invece la Regione ha creato a noi, perché voi sicuramente andrete a fusione, quindi a comune unico, con decorrenza 1° gennaio.
il comune di Montilio e Monferrato è andato a comune unico al 1° di settembre, quindi addirittura contra legem, perché io ho dovuto chiudere il bilancio dei tre comuni, sono stati chiusi ad agosto, quindi i consuntivi, sono stati approvati i tre consuntivi, ma ho dovuto approvare anche un bilancio di 4 mesi del nuovo comune. No, no, parlo del 98. Il comune di Montilio Monferrato nasce ufficialmente con la legge del dicembre del 97 e diventa comune al 1° di settembre 1998. Quindi ho dovuto fare un bilancio di 4 mesi, che tra l'altro quando abbiamo chiesto agli allora esperti, mi dispiace doverlo dire, ma uno addirittura era un funzionario, un direttore di ragioneria che attualmente collabora con ANCI Piemonte, come facevamo per evitare, cioè per risolvere questo problema, si sono stretti nelle spalle, hanno detto non ci siamo accorti del problema, ma siccome la regione Piemonte spingeva, perché era la prima esperienza, e l'allora dirigente dottoressa Pasetti voleva a tutti i costi, perché ha incentivato in tutti i modi le fusioni, non vedeva l'ora di farla e non hanno pensato a questo problema di bilancio, questo problema contabile che ci ha provocato problemi anche negli anni successivi, perché come sanno chi ha detto i lavori, i consuntivi vengono poi ripresi per almeno 2-3 anni, e quindi per 2-3 anni abbiamo dovuto avere i tre consuntivi di 8 mesi più il consuntivo del bilancio unico dei 4 mesi, con tutte le problematiche non indifferenti. È chiaro che qui si parla di un'esperienza di due comuni, noi già lì eravamo in tre, immagino le difficoltà degli 8 comuni dell'Elba, dei 13 del Casentino, cioè c'è bisogno di uno sforzo immane, proprio perché non è facile mettere insieme e contemperare tutte le esigenze. Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, la Regione ha incentivato favorevolmente la fusione, perché chiaramente oltre a dare i contributi, la Regione Piemonte aveva stabilito un contributo di 15 milioni, perché si parla ancora di lire, di 15 milioni per ciascun comune. Non solo, ma la fusione del comune di Montilio Monferrato nasce con un obbligo di legge che qui voi non avete, ma che credo probabilmente, da quello che ho sentito dal sindaco di Riva dell'Elba, può essere un escamotage o un qualche cosa che possa eventualmente favorire, cioè quella dell'istituzione dei municipi. Io infatti ho redatto, con il plauso della prefettura, ringraziando il funzionario che ha ritenuto ottimo il lavoro, ho redatto il regolamento per l'elezione diretta dei rappresentanti dei due municipi, perché i municipi sono due, perché si è escluso il comune capoluogo dove ha sede il palazzo municipale. Nella prima battuta abbiamo traslato il regolamento delle circoscrizioni del comune di Asti, abbiamo fatto una delibera, c'è stato un provvedimento della prefettura, e quindi alla prima elezione i rappresentanti dei municipi sono stati eletti, diciamo, in modo informale, formale, nel senso che sono stati eletti senza avere a base una vera regolamentazione. Alla seconda elezione abbiamo istituito il regolamento, attualmente i rappresentanti dei municipi sono i prosindaci di Colcavagno e di Scandeluzza con 4 consultori. E quindi c'è una specie di governo locale dei due municipi. È chiaro che c'è il problema della redazione dello statuto unico, che è il primo lavoro che comunque sia in questa esperienza di Inciso e Fegnini che nelle altre dovrà essere portato. Per ciò che riguarda i regolamenti, all'inizio si cominciano ad adottare i regolamenti di ciascuno dei due comuni relativamente al territorio, però nel momento in cui voi avete cominciato a mettere insieme alcune funzioni avrete già sicuramente un regolamento unico, per cui la legge regionale dovrà prevedere, perché è la legge regionale che ha stabilito quali norme avrebbero dovuto essere seguite all'indomani del comune unico, quindi lì bisognerà far presente alla regione che comunque c'è già una regolamentazione unica in alcuni settori, per cui indicare che si segue quel tipo di... Comunque sono percorsi che poi man mano andranno sviluppati in attesa appunto del comune unico, e forse con l'unione
intermedia, l'unione intermedia potrà aiutare appunto già a mettere in moto il meccanismo delle regolamentazioni uniche, come anche il piano strutturale intercomunale vi aiuterà appunto a quello. Una difficoltà che la fusione di Montegno Monferrato ha creato ed è stata risolta a distanza di oltre 10 anni è quella del catasto. Montegno Monferrato è andato avanti con i 3 catasti separati perché c'era questa incongruenza legislativa ed economica, cioè lo Stato ci erogava dei finanziamenti, la Regione ci erogava dei finanziamenti e noi questi finanziamenti avremmo dovuto girarli all'ufficio del catasto per avere il catasto unico, perché ci chiedevano dei soldi per unificare il catasto. Al che l'allora sindaco di Montegno Monferrato Tasso disse: mi dispiace, ma per me non mi crea grandi problemi, mi tengo i 3 catasti separati e la cosa funziona. Sentivo prima nella relazione del signor Incisa che i cittadini chiedono comunque il discorso della loro vita quotidiana, non ci sono grandi problemi. Per quanto riguarda le carte d'identità, a prescindere dalle ultime modifiche che interverranno, e cioè quella della data di nascita per il cambio, fino a quando non ci sarà un cambio di carta d'identità, si adotterà lo stesso sistema che nei comuni è stato adottato quando c'è stata la trasformazione del tempo di durata della carta d'identità da 5 a 10 anni, anche se purtroppo noi siamo in Europa, ma in Europa ognuno fa che cosa gli piace e non accetta quello che viene fatto dagli altri. In alcune nazioni viene accettato il timbrino su quella cartacea o il foglio, come ce l'ho io, di integrazione di durata della carta d'identità elettronica, però se si va in Svizzera spesso non ti accettano perché non ritengono quel foglio idoneo come documento di proroga della validità. Però nel comune di Montegno Monferrato è stato fatto anche lì un'integrazione dove si diceva che il cittadino di quella carta d'identità è lo stesso del nuovo comune unico, cioè si è fatto una specie di fogliettino da allegare alla carta d'identità o alla patente, per cui viene, quando il cittadino viene fermato, presenta quello e è a posto. C'è un altro aspetto fondamentale, quello della tassazione delle agevolazioni tariffarie, infatti anche questo è stato ben accetto dai cittadini, cioè i cittadini di Montegno Monferrato, in particolar modo per esempio gli studenti, hanno avuto una tassazione ridotta sulle tasse universitarie, cioè c'è stata un'agevolazione sulle tasse, così come anche quelle regionali, hanno avuto una riduzione al 50%. Il sindaco comunque nel suo programma elettorale del sindaco unico ha mantenuto ferma la tassazione relativa al nuovo comune, fatto sta che Montegno Monferrato e la regione no, ha dato la riduzione del 50% della tassazione regionale ai cittadini del nuovo comune. Cioè un incentivo direttamente esatto. Oltre al finanziamento, al contributo che qui è previsto in 300.000 euro all'anno, noi era previsto in 15.000 euro per ciascun comune, hanno anche dimezzato per i cittadini residenti del comune unico la tassazione regionale, compresa anche quella universitaria, quindi d'accordo con le università. Tra le altre cose, anche lì attenzione al Ministero degli Interni, per noi è stato più facile, per voi sarà un po' più difficile controllare il famoso 20% sui vecchi, perché noi avevamo i trasferimenti. E nonostante tutto furono sbagliati e quando Tasso entrò in funzione come sindaco si precipitò a Roma perché il commissario prefettizio aveva accettato, ma anche per noi era molto difficile fare dei conti, invece lui che era esperto di fogli di Excel eccetera, aveva messo in moto tutto un procedimento, un meccanismo e si era accorto che ci avevano dato meno rispetto a quello che ci spettava. Poi ci siamo accorti che anche il suo conto era un po' sballato, no, perché c'era il problema dei 4 mesi e quindi dell'anno 98 come doveva essere considerato per ciò che riguarda i trasferimenti, per cui anche il Ministero si era sbagliato, insomma alla fine mi è tutto un po' un purpurri, però alla fine i contributi sono arrivati. È chiaro che lì bisognerà andare al Ministero e cercare di vedere adesso con i vari fondi, con l'INPE eccetera, di capire bene cosa vi arriverà di trasferimenti, perché è importante anche quello. E anche su questo un consiglio spassionato: siccome arriveranno questi contributi, non fateli perdere, non li fate perdere
in agevolazione, cioè cercate di metterli a frutto, perché sono soldi che vi arrivano e che daranno dei vantaggi ai cittadini, e se questi vantaggi saranno effettivamente, frutteranno nel senso di creare interventi produttivi, cioè risorse per il comune. Quindi è la cosa più importante. Per il resto vi faccio gli auguri, è una scelta coraggiosa, perché finora sappiamo benissimo che la legislazione ha messo in piedi le fusioni, le unioni, le forme associative proprio per giungere ad una fusione, cioè ai comuni poveri. Non dimentichiamo che la 142 era indirizzata ai comuni fino a 5.000 abitanti. Adesso le cose stanno cambiando, le risorse mancano, è opportuno mettere insieme le sinergie, per cui è apprezzabile e lodevole questa vostra iniziativa, anche di due comuni di una certa dimensione, che creano un comune oltre 20.000 abitanti, quindi avete buttato il cuore al di là dell'ostacolo e avete creato una bella realtà.